Macfrut così accende i riflettori sull'intera filiera dell'ortofrutta ed è quindi ovviamente anche l'occasione per parlare di innovazione, per sondare i mercati, per fare il punto sulla situazione attuale e legata, sulle criticità legate per forza di cose alla guerra in Ucraina. Allora con Davide Vernocchi, che è presidente di Apoconerpo ma anche responsabile nazionale dell'ortofrutta per Alleanza delle Cooperative, volevo proprio partire da qui, dall'attualità. La guerra in Ucraina, la situazione geopolitica, che ricadute ha sul mondo dell'ortofrutta, sia dal punto di vista del mercato che dai costi dell'energia, l'approvvigionamento delle materie prime, gli imballaggi, insomma quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono molto complicate e è difficile soprattutto trovarne una soluzione. Prima di tutto veniamo da 2 anni di Covid, molto che dal punto di vista umano hanno toccato un po' tutti noi, cittadini, consumatori, europei. Poi questa guerra, che al di là del fatto umano dove l'attualità, i telegiornali ce ne parlano tutti i giorni, c'è l'aspetto, come sottolineavi, l'aspetto commerciale. Consideriamo che in Ucraina e Bielorussia giravano dalle 700-800 mila tonnellate di ortofrutta fresca e trasformata tutti gli anni ed è quello un mercato che ci è venuto a mancare. Che cosa ha comportato? Che noi come italiani non è che esportavamo grosse quantità verso quei paesi, cosa che invece facevano i polacchi, i moldavi, un po' tutti i paesi del nord Europa. Ebbene, queste ingenti quantitativi di ortofrutta che prima erano destinate a questi paesi si sono riversati dove? Su quelli che erano i mercati più sicuri, quindi mercato italiano, spagnolo, francese, quindi ulteriori quantità di prodotto che vanno a far concorrenza al nostro. Aggiungiamo la volatilità naturalmente del rublo, che comunque è stato anche questo un elemento molto, molto complicato nella gestione, e non ultimo l'aumento dei costi della produzione. Ad oggi i dati ufficiali ci parlano di un'inflazione che gira tra il 5 e il 6%, ma quelle che sono invece le nostre filiere, quelle agricole molto energivore, dall'azienda agricola ma soprattutto alla cooperativa, sia nel fresco che nel trasformato, dove il costo dell'energia è più che raddoppiato, come più che raddoppiati sono stati anche i costi degli imballaggi, il che comporta un tasso inflattivo nel nostro comparto che si avvicina, se non addirittura superi il 20%. In più si aggiunge, come accennavo all'inizio del mio intervento, tutto il tema del consumatore. Se già prima faceva fatica ad affrontare la spesa nella quarta settimana, ad oggi che gli è arrivata la bolletta dell'energia, il potere di acquisto del consumatore a fronte di uno stipendio che è praticamente rimasto tal quale, si è sensibilmente ridotto e questo naturalmente è un ulteriore elemento, se non l'elemento più importante, che ci preoccupa in un contesto di mercato dove la preoccupazione, il timore, il cosa succederà domani è un po' la domanda che tutti ci stiamo facendo. Ecco, un altro aspetto, l'ortofrutta viene da un 2021 dal punto di vista climatico tremendo, annus horribilis è stato chiamato, siamo a maggio, sicuramente i bilanci si fanno a fine anno, però qualche prospettiva la possiamo dare sulla situazione oggi? Per la verità sono stati 2 gli anni horribilis dell'ortofrutta italiana, il 2020 e il 2021. Complice il cambiamento climatico, il freddo, le gelate primaverili a cui si sono sommate l'ormai notissima cimice o malattie fungine che hanno decimato l'ortofrutta italiana. Ad oggi, che siamo appunto qui in fiera, i primi di maggio, finalmente le prospettive produttive meritano un ottimismo importante, sia per quanto riguarda le drupace, ma anche per quanto riguarda le pomace. C'è da dire che le campagne, ad oggi, le nostre campagne sono oggettivamente molto molto belle. Grazie anche a quelle che sono la messa in opera di misure di difesa attiva contro le gelate, la Regione ha fatto sicuramente la sua parte, che attraverso il PSR sono stati messi in campo
ingenti risorse importanti per la messa a punto di difese attive, che i nostri produttori hanno messo in funzione nelle notti di gelo, e si sono dimostrati hanno contribuito in maniera importante alla difesa del prodotto. Per cui ad oggi siamo veramente ottimisti nel poter affrontare finalmente una campagna nell'insegna, almeno dal punto di vista produttivo, dell'ottimismo. Poi adesso veniamo a Mafrut, perché siamo in fiera, in presenza, c'è da dire che c'è stata anche l'edizione di settembre che era un po' una scommessa. Allora, intanto, come sta andando? Uno dei temi importanti è quello dell'innovazione, che è sia innovazione di prodotto vero e proprio che innovazione varietale, anche per contrastare quelli che sono, per esempio, i cambiamenti climatici. Così, novità importanti ci sono anche negli stand delle vostre business unit. Allora, com'è la situazione? Ma il Mafrut si è presentato, c'è da dire, quest'anno molto, 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 molto bene, c'è una buona partecipazione, si presenta sicuramente in un contesto sociale positivo, perché finalmente c'è la riapertura, ci possiamo vedere, ci possiamo parlare, ci possiamo confrontare in presenza, e questo solo qualche mese fa non era affatto scontato. Complice anche la mancanza di prodotti in determinate aree europee. Alcuni clienti si sono riposizionati qui a Rimini, per cui c'è anche dal punto di vista commerciale un certo ottimismo. Dal punto di vista innovativo, c'è da dire che le mie cooperative, da questo punto di vista sono sempre state all'avanguardia, sia dal punto di vista varietale, non ultime le ondine, le nettarine peate, dove avremo l'esclusiva per i prossimi anni per i nostri produttori, ma anche dal punto di vista tecnologico, sia in quelle che sono le filiere cooperative, ma anche nelle aziende, dove avvieremo delle prove di raccolta meccanica dell'ortofrutta, sia con una start-up israeliana la prossima estate, ma anche con l'Università di Bologna, assieme a un partner industriale che è Unitec, proprio per provare nuove tecnologie per affrontare uno dei grandi problemi dell'ortofrutta, che è quello della manodopera. E devo dire che su questo a Poconerpo c'è sempre stato, è sempre in prima linea, e stiamo investendo risorse umane ed economiche molto importanti proprio per risolvere questi problemi e rendere l'ortofrutta sempre più sostenibile dal punto di vista anche economico.